Eccoci qua, questa calda estate, economicamente, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Vi stiamo accompagnando in questa cavalcata estiva con vari personaggi, imprese, professori universitari, consulenti, tutte persone che ci stanno dando delle piccole chicche per accompagnarci in questo periodo abbastanza complicato che stiamo vivendo, per trovare la strada, la bussola in questo mare in tempesta che stiamo navigando. Quindi avere sempre dei nostromi o dei capitani che ci aiutano in queste acque agitate che stiamo così attraversando. Sono lieto di avere ospite qua con me, un grandissimo consulente e commercialista, eccolo qua, Marco Passantino, Negroni, in backstage ho chiesto, ma scusami, Negroni, ti conosco come Marco Passantino, Negroni e la mamma che salutiamo, che si chiama? Alba. Alba, che salutiamo, grazie di essere qua con noi. Esperto in risanamento e d'impresa, vero? Esatto. E quindi aiuti l'impresa in questo momento complicato, anche perché la necessità di averlo qui economicamente è data dal 15 di luglio, quindi attualità, al nuovo codice della crisi d'impresa, vero Marco? Esatto. Che è successo con questo nuovo codice che ha sconvolto tutte le carte che erano in tavola? Questo nuovo codice ha rivoluzionato completamente il modo che abbiamo di intendere un risanamento aziendale, una ristrutturazione debitoria. È un codice che accorpa più norme, quindi crea diciamo un'unica fonte. E, il nostro studio è da più di 40 anni specializzato in questo, cioè strumenti che servono a favorire il risanamento di un'azienda di qualunque dimensione, e ristrutturare i debiti, cioè stralciarli, cancellarli, questo non solo per le aziende ma anche ma per anche un rilancio dell'azienda in crisi, quindi questi strumenti possono fare un rilancio. Certo, perché rilanciare un'azienda comporta che prima deve essere sgravata dei debiti oppure deve essere corretta nella struttura costi ricavi. E quindi il codice, questo nuovo codice offre una moltitudine di strumenti per poter intervenire. Come dicevo, il nostro studio ha un know-how storico, ha cominciato mio padre negli anni 70, quando ancora non era uno strumento molto in voga, e poi col tempo ovviamente la situazione si è evoluta. C'è stata una crisi bruttissima, come tutti ricorderanno, a partire dal 2008-2009, e poi ovviamente il Covid non ha aiutato, ha portato un'altra ondata di crisi. Adesso c'è un conflitto brutto che sta creando ulteriori difficoltà, specialmente alle aziende che hanno costi energetici alti. Però c'è da dire che questo codice sembra aver recepito tutte queste situazioni, quindi ripeto, gli strumenti sono veramente tanti, calibrati per qualsiasi dimensione, qualsiasi soggetto. Tutto sta nel semplicemente conoscerli, magari fare una preanalisi, monitorare. È una novità assoluta perché è dal 15 di luglio, quindi è una cosa interessantissima per poter studiare. Quello che sta dicendo il dottor Marco è importante perché 2009, 2011, adesso la crisi dal punto di vista energetico, materie prime, inflazione all'8%, la guerra in Ucraina, tutto questo mix di cose, già al Sole 24 Ore dei giorni scorsi diceva ottobre, autunno, 100.000 imprese in bilico, io dico molto di più, anche perché poi a ottobre partono le rate dei mutui che le imprese hanno preso, i famosi 30.000 euro con garanzia dello Stato, che per 24 mesi erano solo interessi, il famoso preammortamento, che non c'era niente, non c'era nulla perché il tasso di interesse era zero. Sì, adesso sì. La BCE ha aumentato, la Fed domani che è giovedì aumenterà anche lei i tassi, quindi i mutui ripartiranno e molte imprese non sono pronte a sostenere questo impatto. No, infatti diciamo che buona parte del codice, di questo nuovo codice, è dedicato a quegli strumenti che servono a rinegoziare o comunque dilazionare o rendere meno pressanti gli impegni con gli istituti di credito. Perché quindi l'abilità anche di negoziare, non solo lo strumento, vero? Di dialogare, la tua abilità è anche instaurare con gli istituti di credito, che sono stati i miei partner fino all'altro giorno, di trovare soluzioni in base anche al codice,
che possono negoziare metà strada per uno, magari dal punto di vista tolte gli attriti psicologici della situazione, la tua abilità è quella di coinvolgerli nel sostenere poi il progetto, nonostante tutto. Sì, diciamo, io sono più un tecnico che un negoziatore, però è assolutamente vero che questo nuovo codice si pone proprio nel mezzo tra i creditori e il debitore, cioè si dice ai creditori, alle banche nella fattispecie, guardate che se voi non date fiducia a questa azienda, non cercate anche voi di negoziare, insomma di trovare un punto di incontro, questo ovviamente non va a beneficio di nessuno. Quindi una buona negoziazione trova un punto di incontro in cui il debitore ce la fa, con sforzo ma ce la fa. E le banche ovviamente o i creditori devono un attimo rinunciare a qualcosina. Ecco, ma questo, ripeto, nel beneficio di tutti, cioè rilanciare l'azienda e fare in modo che possa riacquistare una stabilità. Anche perché ricordiamo che un'azienda che chiude, perché chiude, desertifica tutto l'indotto, i fornitori, i clienti, i collaboratori stessi, le famiglie che dipendono da questi collaboratori, quindi creiamo un vuoto dal punto di vista economico pesante, perché più vuoti poi le imprese sono tutte collegate, è un ecosistema molto vivo dal punto di vista sul territorio, parlo del territorio lombardo ma anche italiano e quant'altro, quindi evitare la desertificazione e trovare un punto di accordo con le soluzioni tecniche che tu proponi, che in base al nuovo codice, che è dal 15 di luglio, quindi è una cosa non fresca, freschissima, quindi che non tutti sanno, e quindi avere un team, il dottor Marco Passantino collabora tra i vari studi anche con l'avvocato Griffo, che salutiamo, Danilo, però è avere un team così di professionisti, l'aspetto commercialista, come dico sempre, l'avvocato e il consulente per traghettare l'azienda verso acque più serene. Trovi che il lavoro in team sia importante in queste situazioni? Sì, l'immagine del nostro sito che sta scorrendo in questo momento è proprio un signore che porta l'azienda in salvo attraverso un campo minato. Ringraziamo Mariano alla regia, bravissimo. Eccola qua. E la metafora è calzante. La seconda immagine invece è una persona che si libera dai debiti. Cioè noi dobbiamo considerare che ogni volta che un'azienda fa crack, non fa crack solo l'azienda, fanno crack anche famiglie, fanno crack artigiani, piccoli imprenditori che fanno affidamento esclusivamente su quell'azienda. Perché spesso, lo sappiamo, le aziende sono monoclienti, hanno monoclienti. Esatto. Quindi io mi riallaccio all'argomento aziende per parlare anche del sovraindebitamento, che è una legge molto importante, con una grande importanza sociale, nella quale io mi sono molto specializzato, alla quale mi dedico molto. Questa legge è stata scritta 10 anni fa ed è stata ribattezzata dai media legge salva suicidi. Sai perché? Perché purtroppo in Italia c'è un dato che nessun giornale dà, ecco, che è il tasso di suicidi per debiti. Nel 2011, mamma mia, erano 48 all'anno, uno a settimana. Nel 2012 96, due a settimana. Nel 2013 sai quanti erano? No, paura. 150, tre a settimana. Ed è stato da quando questa legge ha cominciato a prendere piede che piano piano questo dato è calato. Meno male. Ma è un dato importante e ripeto, nessuno lo dice, i giornali comprensibilmente non danno risalto per evitare comportamenti magari di emulazione, però questo comporta come effetto collaterale che la gente non capisce la gravità. Questo è importantissimo. Qui da noi facciamo divulgazione e educazione finanziaria. Quello che sta facendo il dottor Marco è importantissimo, perché l'imprenditore in quelle situazioni è già solo quando le cose vanno bene, quando le cose sono contrarie, i venti sono contrari, è assolutamente solo. La conoscenza ti può salvare, conoscere per decidere. Quindi più persone conoscono questi strumenti, più abbiamo persone che possono essere aiutate, anche dal punto di vista proprio umano, perché c'è un lato umano in questa situazione, vero Marco? Certo, specialmente nelle aziende di piccolo calibro, quando si parla di artigiani, commercianti, quando si parla di piccole attività, il cliente va supportato anche dal punto di vista psicologico. Tante di queste procedure sono volontarie, non sono, diciamo, inflitte da nessuno, quindi deve essere... ovviamente il cliente deve essere accompagnato in un percorso non facile, ma che può dare delle grosse soddisfazioni. Ecco,
purtroppo non sono cose facili, a volte ci si misura con situazioni problematiche. Io dico sempre un po' di monitoraggio, un po' di, piuttosto prendere qualche informazione prima, farsi una chiacchierata, un caffè, ecco, ma porsi il problema che magari qualcosa sta andando male, perché mi dispiace dirlo, ma spessissimo il problema è quello che tanti si pongono i problemi troppo tardi, quando l'azienda, quando l'attività è già cotta e decotta. Se non sbaglio, in questo codice di impresa, crisi di impresa, ci sono delle cose che devono attuare le imprese per avere dei segnali, per avere piccole cose, come avere una bussola, uno schermo di una nave, c'è un segnale che mi si accende la lucina rossa, c'è, o gialla, arancione, prima che sia rossa. Vero? Esatto, il nuovo codice cambia completamente la scuola di pensiero. La scuola di pensiero finora è stata, mi dispiace dirlo, porsi il problema troppo tardi, quando i buoi sono già scappati dalla stalla. Il nuovo codice va esattamente nel senso opposto, va nel senso di monitorare, di avere un sistema in cui, come tu dici metaforicamente, delle lucine si accendono quando i numeri cominciano a non andare bene. Anche perché i numeri parlano. Esatto. Bisogna saperli ascoltare, ci vuole qualcuno che li porti all'attenzione dell'imprenditore e del manager. Spesso l'imprenditore bresciano, ovviamente, all'imprenditore bresciano non piace sentirsi dire guarda che qui bisogna fare qualcosa, perché è abbastanza, come diciamo a Brescia, gnucco, e quindi vuole a tutti i costi risolvere il problema. Ma con il fai da te. Sto facendo il fatturato, cosa mi dici che non guadagno, dottore? Esatto. Invece, ripeto, un pochino di prevenzione e monitoraggio riescono a evitare che il problema si ingigantisca, perché è questo il è evitare vero. Che il problema diventi grosso. Sta dicendo una cosa importante che l'ha detta ieri nella prima puntata con Oliviero Castellani, l'aspetto psicologico di procrastinare, cioè rimandare l'aspetto della lucina accesa arancione. Tanto non è grave, tanto questi numeri no. Lo metto a posto il mese prossimo, il semestre prossimo, il semestre... No, se riesco a prendere prima questa cosa qui, riesco a venire fuori prima. C'è una metafora medica che calza perfettamente. Se tu hai un taglietto e lo medichi subito, non succede nulla. Ma se lo lasci lì e magari fa infezione, allora il problema può diventare più grosso. Può andarmi in cancrena al braccio e devo tagliarlo. Vabbè, ecco. È così. Però l'aspetto... Noi viviamo di immagini, e questa è un'immagine un po' forte, ma... Il medico, dal punto di vista delle imprese, io lo voglio chiamare così adesso, che ci aiuta a darci dei consigli, il dottor Marco, prima l'analisi dei dati di bilancio, dei flussi finanziari, dei dati oggettivi che lui legge, li vede dai numeri, dai comportamenti, da rimandare, e può essere d'aiuto per quanto riguarda un cambiamento di impostazione, anche di mentalità, vero esatto, Marco? Esatto, l'imprenditore non deve aver paura di magari... chiedere un parere senza impegno, una semplice chiacchierata, una preanalisi, perché è meglio perdere un quarto d'ora adesso per dare un'occhiata, no? Piuttosto che avere dopo una situazione. Una cosa importante che voglio dire è che è vero che le imprese hanno il loro consulente, il loro commercialista, questi professionisti si affiancano al commercialista attuale, lo affiancano per dare una mano, per non essere di intralcio, ci devono essere questi momenti di attrito, anzi, di collaborazione, vero Marco? Assolutamente no. Il nostro lavoro è proprio quello di dare un supporto sia all'imprenditore, ma anche al suo consulente ordinario, cioè il commercialista che cura gli adempimenti fiscali, contabili, societari, cioè noi... Non ci accavalliamo, non pestiamo i piedi al consulente normale della società, perché abbiamo un know-how specifico. Il know-how è gli strumenti che servono a proteggere l'azienda dai creditori aggressivi e, ripeto, a farla uscire da situazioni di stallo. Adesso faccio un esempio visivo. Qui siamo a Brescia, trasmettiamo sul canale Sky 810 di Well TV in streaming su www.welltv.eu, anche sulla pagina Facebook della TV Well TV. A Brescia c'è il tribunale, come in tutte le città grandi, eccetera, c'è la sezione fallimentare. E qua a Brescia si trova al quarto piano. Quindi in ogni città ci sarà un piano, quindi diciamo, prima che arrivi al quarto piano l'azienda, prima che arrivi al quarto piano, cioè che ormai le carte sono scritte e hanno preso una strada, c'è ancora qualche strumento, ma ormai sono là, sono al quarto piano. Noi, con lo studio di Marco Passantino,
cerchiamo di evitare che prendere l'ascensore e andare al quarto piano, vero Marco? Esatto, c'è un proverbio divertente che dice: gli errori dei medici stanno al cimitero, gli errori degli avvocati stanno in galera, gli errori dei commercialisti stanno al quarto piano del tribunale. Questa non la sapevo, questa non la sapevo, bellissima, al quarto piano del tribunale di Blero, dei commercialisti. È simpatico però... Alla cosiddetta sezione fallimentare, ecco. Che adesso anche dal punto di vista terminologico la parola fallimento scompare, viene sostituita da un'espressione più tecnica, più dolce, però insomma la sostanza non cambia. Non cambia, ma anche perché possiamo addolcire la pillola, ma la sostanza poi è che l'imprenditore si sgretola tutto il suo progetto, magari costruito in anni, magari anche questa cosa qui che ci tengo molto, nel passaggio generazionale che un'impresa su tre deve attuare, in questo momento in cui nuove forze possono entrare, o i figli o dei manager che possono entrare. Quindi una preanalisi di quello che è stato fatto e del futuro che viene impostato, e c'è bisogno di una lente di ingrandimento fatta col codice della crisi d'impresa, vero? Per dare degli strumenti operativi? Sì, senz'altro. A noi capita spesso che un risanamento aziendale passi attraverso magari un passaggio di testimone, un passaggio generazionale, un figlio che magari ha un'idea vincente e vuole svilupparla, ma al tempo stesso bisogna tagliare qualche ramo secco della struttura vecchia, quindi si intersecano bene le cose. Notiamo spesso degli attriti tra senior e junior, comprensibile che ci sia, specialmente il Covid ha sdoganato una digitalizzazione delle imprese senza precedenti, e quindi i tra virgolette giovani, ma adesso più neanche tanto giovani, i cinquantenni, i quarantenni adesso che sono in azienda, perché è così, stanno evolvendo le loro aziende, stanno introducendo nuove idee, nuovi strumenti. Questo ovviamente può incontrare qualche resistenza da parte della vecchia guardia. Si è sempre fatto così, perché devo cambiare? Però diciamo che l'importante è individuare un progetto comune e fare in modo che anche, ripeto, la vecchia guardia e il senior capisca che forse potrebbe portare dei benefici, quindi perché non tentare? Se la vecchia gestione ha causato una situazione poco felice... Meglio forse... assaggiare magari un cambiamento. Esatto. Meglio dare un'occhiatina al cambiamento. Allora, il cambiamento è importante, però questo codice della crisi d'impresa lo stiamo così dando in maniera leggera per non essere troppo pesanti dal punto di vista tecnico, se no potrei chiedere specifiche cose, ma non voglio entrare nel dettaglio. È la cassetta degli strumenti del professionista, lui sa quale cacciavite usare, perché c'è la vite a stella e non usa il cacciavite sbagliato. Gira quella vite e può quella vite essere utile, ma lui sa quale strumento andare a prendere dalla cassetta degli strumenti del codice della crisi d'impresa. Questo è importantissimo. Sì, questo codice devo dire che ha una quantità di strumenti abnorme, ognuno calibrato su una situazione diversa. Ogni strumento naturalmente ha delle varie sfaccettature, quindi ripeto, ogni volta bisogna analizzare il caso specifico, perché può avere mille particolarità. Anche perché non posso dare uno che attraversa il deserto, ha attraversato il deserto, arriva all'oasi e gli do un bicchiere d'acqua gelata. Cerco di fargli il suo bene, ma lo ammazza. Quindi cercare di dare sostegno a uno che attraversa il deserto, sì, ma con lo strumento giusto. Quindi esatto. Anche una flebo potrebbe essere più utile. Un altro errore che spesso fanno gli imprenditori è quello di farsi prestare soldi per strutture che perdono. Se la tua azienda perde e tu ti fai prestare soldi, tu fra un anno sei di nuovo lì con lo stesso problema ma con più debiti. Quindi prima si ripara lo scafo della nave e poi si comincia a togliere l'acqua. Quello che se tu cominci a togliere l'acqua quando c'è ancora il buco non risolvi assolutamente siamo niente. Siamo al Titanic, ecco. Vinciamo 11 Oscar, ma siamo andati a fondo per vincere 11 Oscar. Prima bisogna porsi il problema se la propria struttura perde o guadagna. Se la risposta è perde, allora fermo, non farti prestare altri soldi, prima correggi la struttura, poi ti poni il problema della finanza. Non chiamate al telefono Dottor Passantino, perché è qui in diretta con noi, quindi lascialo stare in questo momento. Dicevo, poi l'aspetto importante è che dal punto di vista delle imprese e del futuro delle imprese, come dicevo, è importantissimo, perché le banche stesse adesso, quando chiedono il rinnovo degli affidamenti, in questo momento qui si è perso anche dal punto di vista bancario la professionalità, dall'altra parte sono andati in quiescenza, ci sono giovani preparati, ma
non conoscono l'azienda, non conoscono il business. Quindi il business plan che prima veniva chiesto così, tanto per fare, sta tornando per i rinnovi di fidi o per nuovi fidi, soprattutto per i nuovi ma anche per il nuovo, un elemento importantissimo, non solo di numeri, ma anche di progettualità. Quindi l'aiuto, prima di arrivare al codice d'impresa di uno studio commercialista come il tuo, nella redazione di un business plan, per il dialogo con le banche è molto importante, è vero? Perché è vivo il business plan. Sì, il business plan è il biglietto da visita numero uno quando si vuole ottenere credito dalle banche. Però anche parlando proprio del codice, ad esempio questo nuovo strumento che adesso è andato su tutti i giornali, sì, che è la composizione negoziata. È la vero. Composizione negoziata ha una regola che è quella: le banche non possono sospendere i fidi, non possono chiudere i rubinetti del credito solo perché uno va in composizione negoziata. Quindi questo è proprio uno strumento calibrato per negoziare con le banche. Il messaggio che si dà all'imprenditore è: non avere paura di andare in composizione negoziata e avviare delle trattative con i creditori, perché questo strumento, perché il fatto di andare in composizione negoziata non comporta automaticamente che le banche ti chiudono i rubinetti del credito o ti sospendono i fidi. Molto importante questo passaggio per l'impresa. Su Sole 24 Ore di qualche giorno fa c'è un'intervista al presidente Abi, il quale si pronuncia su questa norma. Ovviamente, vabbè, lui per dovere di ruolo dice, beh sì, è un po' severa, l'importante dice che ci siano delle chance effettive di rilancio. Questo è sacrosanto. Questo è sacrosanto, certo. Ecco, però la dinamica per la quale l'azienda è un po' traballante, cerca di avviare delle trattative con uno strumento tradizionale, tipo la composizione negoziata, e automaticamente, track, gli chiudono i rubinetti del credito, no, questo non accade. Questo è molto importante. Questo è una rassicurazione agli imprenditori da questo punto di vista. Questo è molto importante anche perché, ha detto, era sul Sole 24 Ore di alcuni giorni fa, io ho citato il Sole 24 Ore prima, le notizie arrivano tantissime, l'imprenditore ha un overbooking di notizie, serve qualcuno che con una pila mi indichi la notizia giusta, che va bene per me in questa situazione della mia azienda. Ecco perché l'aspetto consulenziale è importante, approcciarsi a degli studi come il tuo per poter valutare, fare un check-up, uso un termine medico, dell'azienda, forse ho sbagliato, ma mi sembra calzante in questo momento, dice va bene, l'esame del sangue va bene, però guardi che questo valore mi indica che potremmo prendere questa cosa qui prima di arrivare alla composizione negoziata magari. Questo lo ritengo veramente fondamentale, gli studi come i tuoi, sì, Marco. Ci vuole occhio clinico, io ho la fortuna di venire da uno studio che, ripeto, lo fa da più di 40 anni. Quanti collaboratori ci sono nel tuo studio? Beh, interni una decina, poi ci sono gli esterni. Però è uno studio strutturato, io ho 40 anni e lavoro in studio da mio padre da quando ne avevo 13 e facevo le fotocopie. Complimenti. Tu hai menzionato prima, diciamo, la grande quantità di informazione forse eccessiva che l'imprenditore ha. Attenzione a non incappare in qualche ciarlatano, perché purtroppo, soprattutto di questi tempi, se uno va su internet, su Google, è facile incappare in società di consulenza improvvisate che non hanno un track record, non hanno un curriculum, non hanno un know-how e che si spacciano per maghi risanatori. È tornato al progetto di Economicamente. Noi come consulente finanziario, educatore finanziario, parliamo sempre del gatto e la volpe. Diventa ricco subito, metti i tuoi soldi qua, il gatto e la volpe ti portano nel campo dei miracoli, esatto. E domani mattina ci saranno i dobloni d'oro. Noi facciamo sempre questi esempi, stiamo facendo un percorso con il professore che ci parla dal punto di vista dell'angelo per quanto riguarda tutto il blockchain, bitcoin, NFT. Spieghiamo cos'è, ma come dice lui, il gatto e la volpe è sempre in agguato. Dottor Google non funziona. Dottor Google mi può portare allo studio passantino come a quello pericoloso per me, che mi chiede e mi porta, anzi, dei danni, succhia via quello che può succhiare e poi non vado oltre perché ci sono situazioni che vanno oltre anche nell'ambito penale. Quindi internet è un ottimo strumento per reperire, diciamo, candidati, possiamo chiamarli così, no? A farti da consulente, ma l'importante è poi verificare lo storico di questi consulenti, certo. Lo storico, i dati storici. Anche perché te ti si trova su internet, fai pubblicazioni, scrivi articoli, c'è uno storico, 40 anni di studio,
posso andare a verificare, posso vedere, ci si può certo, incontrare, poi, la persona va incontrata poi alla Brescia fine. Brescia non è New York, siamo abituati alle relazioni fisiche, l'imprenditore ti nomina consulente se ti guarda negli occhi, ti, tra virgolette, tocca con mano, dice sì, di questo mi posso fidare, ci sono dinamiche diverse rispetto a quelle che avvengono in una grande città. Brescia è, diciamo, molto basata sulla fiducia personale. Però questo vale anche, ti devo correggere leggermente, anche in grandi città sta cambiando, perché la fiducia si fa fatica a guadagnarcela, un attimo a perderla. Qui all'aspetto noi tocchiamo l'elemento finanza, denaro, io dal punto di vista protezione patrimoniale, cioè mettere a salvaguardia i beni personali prima e distinguerli da quelli dell'azienda, tutti gli strumenti che ci sono dal punto di vista di protezione patrimoniale, con Giusy siamo specializzati in quello, ma non conosciamo questo aspetto qui. Ecco perché il lavoro in team, l'occhio del consulente che magari è in azienda, vede questi aspetti, riconosco di alcuni numeri e presenti un team che possa fare subito, e lì c'è la consulenza mediata, nel senso presentandoti io alla fiducia dell'imprenditore immediatamente. Quindi questo aspetto è importantissimo. La puntata è volata, abbiamo 2 minuti, Marco, dal punto di vista, ancora una piccola chicca di questo codice della crisi d'impresa che c'è dal 15 di luglio, e poi i riferimenti dove ti possono trovare. Una chicca ancora, dacci, un minuto proprio, so che ti spremo fino all'ultimo. Il nuovo codice della crisi è una scommessa su un nuovo modo di pensare, diciamo più orientato a prevenire e meno a curare. Ci sono un sacco di strumenti lì pronti per essere utilizzati, bisogna solo approfittarne e provarli. Ecco. Le situazioni di difficoltà sono tante, non solo per le grandi aziende ma anche per i più piccoli. I nostri riferimenti sono il sito internet, la pagina Facebook, la pagina LinkedIn o semplicemente la cara buona vecchia email. Quindi, qual è la tua cara vecchia email tua, magari, o dello studio? Allora, lo studio è info@studiopassantino.it, altrimenti c'è il form sul nostro bellissimo, sito. Bellissimo sito, complimenti. Oppure c'è la mia che è marco.passantino, senza Negroni, studiopassantino.it. Che salutiamo la mamma sempre, la signora Negroni, la salutiamo perché sennò non ci fa andare in onda la prossima volta. Ringrazio la regia, i saluti sono d'obbligo, ringrazio molto della tua così cavalcata in economicamente, andrà in replica, poi la troverai questa puntata anche in agosto fino a settembre, quindi avete modo di vederlo sui social questa puntata e riflettere sui consigli che ci ha dato il dottor Marco. Grazie Marco. Grazie a voi della chiacchierata. Vi rimando a domani a un'altra puntata di Economicamente dalle 8:30 alle 9. Grazie e alla prossima.